Comunque a noi va bene il ristorante anche dove ti devi apparecchiare da solo, è una un'usanza ultimamente piuttosto comune. Buongiorno Previ. Buongiorno. Buongiorno, grazie. Quella di per risparmiare sul costo delle persone, quindi io ecco, facciamo l'esempio classico, cassa automatica, c'è la cassa col cassiere, io vado dal cassiere generalmente, anche perché sì, dovresti sì, tutelare il posto di lavoro, cioè a meno che non siano posti come aeroporti o altre località in cui c'è solamente la cassa automatica. Agli aeroporti, ragazzi, il consiglio è sempre quello: prendete il profumo, ve lo mettete in tasca e uscite. No, non funziona. No, devi aver fatto prima il politico. Ah, è vero. Non funziona neanche così. Mentre invece funziona così alla Barclays Arena, quando vai a vedere l'NBA. Sì, l'NBA ci stanno dei negozi dove tu prendi le cose, esci e in automatico ti vengono addebitate sulla carta. Te la debbiano sulla carta. Credo anche a Verona da poco abbia aperto un negozio di questo tipo, ma purtroppo senza che devi scansionare, ve lo dico, niente, purtroppo grosso così devi confrontarti con le casse automatiche, uno come me va nel panico. Se ho la scelta, chiaramente, come fa Gabriele, ma io non lo faccio per difendere il posto di lavoro, faccio per difendere la mia dignità, per non fare la figura del cretino davanti alla casa grande automatica. Problema il sacchetto che tu lo scansioni, poi alla fine ti chiede: hai preso un sacchetto? Lo devo mettere o no? Ma soprattutto ti togli da solo l'antitaccheggio, anche quello è più complicato. In diverse catene vendono vestiti, adesso devi staccheggiare. È una moda, però appunto che ripetiamo ormai è quasi dappertutto. Anche al ristorante tu mi porti l'uovo, la pasta, e se la carbonara me la devo fare da solo, me la faccio da solo. Ricordo una gelateria in zona veneta, credo, dove te lo fai da solo il gelato. Sì, dove tu fai tutto da solo. Alla fine te lo pesano. C'è l'inghippo, infatti ho esagerato. Devi svegliare la mattina presto alle 6, aprire la serranda, mungere una mucca, prendere il latte, fare tutto. È un classico questo ormai di fare le cose da soli. Vediamo se abbiamo lasciato fuori qualche attività. 342 00 00 700, sarete lì pronti a segnalarcela. Ma vi ricordate all'epoca quando arrivava il capotreno lo ha già obliterato? Lo ha obliterato? Non ancora, lo devo ancora obliterare. E invece adesso, i tempi moderni, devi fare tutto da te. Non solo, ma come sapete, da diverso tempo è entrato in vigore la nuova validazione dei treni regionali. Vi confesso una cosa, perché ne parliamo da questa mattina. Mi ha preso un attimo il panico. Stiamo parlando dei regionali. Dei regionali, se possono. Perché quando avete detto del check-in, non ho fatto il treno che dovremmo prendere a Monza, io cominciare a fare. Stiamo parlando dei regionali. Intercity, frecce, lì no. Come funzionava prima, come funziona adesso? Prima che comprava un biglietto per un viaggio su un treno regionale sul portale di Trenitalia, stiamo parlando di acquisti online. Se tu lo compri di carta, fai l'obliterazione normale. Poteva prendere solo il treno nell'orario specificato sul biglietto, fino a 4 ore dopo l'orario scelto. Non c'era flessibilità perché il biglietto era valido solo per 4 ore, appunto. Come funziona invece adesso? Oltre a comprare il biglietto online, prima di salire sul treno devi ricordarti di accedere all'app di Trenitalia oppure cliccare su un link all'interno dell'email ricevuta dopo l'acquisto. Il click valida il biglietto e fa comparire un codice, un QR code che devi mostrare in caso di controllo. Io non l'ho capita questa cosa, entro seriamente, perché prima sul cartaceo aveva senso, tu quel foglietto lo potevi usare la volta dopo. Se è sull'app e c'è la data, ma che te frega di fare il check-in? Scade. Tanto sicuramente il cellulare è tuo, suppongo che non è che ci sia un giro di cellulare. Ma poi c'è la data, comunque scade. Perché tutto ciò? Perché? Ora è possibile cambiare data e ora del viaggio fino al giorno prima della partenza in modo gratuito. Nel giorno della partenza inoltre si può cambiare l'orario. A Roma è gratuito. Si può cambiare l'orario del biglietto quante volte si vuole, sempre gratuitamente. Invece con il biglietto digitale tradizionale si poteva fare un solo cambio di data e soltanto fino al giorno della partenza. Sai cos'è? Che magari se tu hai già l'app Trenitalia e sai come utilizzarla, oppure hai dimestichezza, insomma, con la tecnologia digitale, è molto facile. Però c'è tutta una fascia di popolazione, magari più anziani, quelli che meno ancora avvertiti, si stampa il biglietto su carta. Non guardo qualcuno qui dentro. È vero, non si fa. Però ti do quella sicurezza che si fa. Però voi avete una gran fiducia sulle batterie dei vostri cellulari. Perché metti che si scarica o non prende. Anche che tu te lo stampi, Patrizio. Eccolo qua. Bravo. Siamo in due. Vedo andata e ritorno, ti sei già stampato. Però almeno su un unico foglio, bravo.
non hai sprecato, se no si fondi, sprega la carta. Mi spieghi come hai fatto? Monitor, non sprecate la carta. Lancia un monitor. Sì, sprecate i monitor. Ecco. Allora abbiamo detto casse, che cassieri, casse, cassieri, casse automatiche. Quindi abbiamo detto ti fai da solo il self check-in e poi chi è che passa? Passa il control. E quindi unendo le due cose, sa va Sandir, arriva self control. Questo è Raf 1984. Madonna, ragazzi, sono passati già 40 anni. 8:14, questa è Radio DJ. Questa, se non sapete le parole, ragazzi, no. Daspo immediatamente, Daspo.